Stand of the Fame, la fiera dedicata alla fotografia che si svolge a Torino, e siamo ospitati nei magnifici spazi del padiglione disegnato da Pierluigi Nervi, e come solito abbiamo portato, oltre ai nostri libri, anche delle fotografie d'autore. Quest'anno in particolare abbiamo portato un progetto con due autori importanti, uno Fabrizio Bellomo, che tra l'altro proprio qui a Torino ha vinto il premio speciale della giuria al Festival del Cinema di Torino dell'anno scorso, e naturalmente un autore che conoscete tutti come Nino Migliori, su cui non vi dico. Ecco, questo progetto in particolare vediamo prendendo aperte sulle superfici pubbliche, e le stratificazioni che qui si accumulano, stratificazioni che possono essere forme di cultura alta ma anche forme di cultura bassa. Nel caso di Migliori, come vedete, si evidenzia anche l'incedere della pubblicità, ma anche l'invadenza, come dire, sempre più incalzante delle merci nell'orizzonte sociale. Questo è un discorso che anticipa per certi versi quanto verrà poi ripreso anche da movimenti storici come il muralismo, il Dada e la Coppa. In Nino Migliori in particolare abbiamo portato e stiamo esponendo dei lavori dedicati alle note serie dei Mughi e dei Manifesti Strappati, realizzate tra gli anni 50 e la fine degli anni 70. Di Fabrizio Bellomo abbiamo invece portato in fiera le serie Italia Forza del 2005, la serie Espansa del 2017 e soprattutto la serie Pensieri Sparsi, realizzata all'interno degli spazi della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli nel 2019. Bellomo lavora con un'inclinazione critica nei confronti della globalizzazione e del capitalismo selvaggio, operato dalla grande finanza internazionale e delle multinazionali, sempre meno controllate nelle loro operazioni che sono antisociali e speculative. Ricordo infine che le fotografie degli autori con cui collaboriamo sono disponibili, oltre che nelle fiere a cui partecipiamo, anche nel nostro studio in provincia di Macerata. Eventualmente contattateci per una. La fiera quest'anno ha fatto un ulteriore step, portando gallerie importanti e con offerte di autori molto interessanti, e creando all'interno della stessa fiera occasioni espositive come quella che stiamo vedendo. Questa per esempio è una personale di Ugo Mulas, mentre all'ingresso possiamo trovare invece artisti internazionali come Ed Rascia e Andreas Garski. In questo modo la fiera si connota non solo per un'esposizione prettamente commerciale, ma anche per un approccio culturale alla fotografia insieme.